truth so purely will swerve not through the minds of men. This lie is dead. This cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. Fingers tap into. Bentrovati con una nuova puntata di Undicesimo Gioco. Questa settimana le nostre telecamere sono state in due sferisteri, quello di Dolcedo e quello di Cuneo. A Dolcedo, in Liguria, la Ollio Roy Imperiese resta in corsa nei playout, vincendo la sfida casalinga con la Robino Trattori Santo Stefano Belbo. Barussa e compagni partono forte, giocano convinti, con attenzione, e si portano in vantaggio fino al 6-1. La quadretta ospite, dopo un inizio con qualche errore di troppo, ordina le idee e torna sotto 6-3, sfiorando anche l'occasione per andare a riposo con un margine di vantaggio di soli due giochi. Il 7-3 invece dà morale ai Liguri, che ripartono nella ripresa con grande determinazione, tre giochi di fila prima dell'11-4 finale. Ollio Roy Imperiese in campo con Enrico Parussa, Mattia Semeria, Mariano Papone, Simone Giordano. Robino Trattori Santo Stefano Belbo con Gilberto Torino, Marco Fenoglio, Marco Cocino, Fabio Piva Francone. Hanno diretto l'incontro gli arbitri Piera Basso e Giovanni Olivieri. Fingers tap into one. Magari te li facciamo, no, magari no, perché ci ha dato la 60, gli ho fatto una manata. Se lo prendo giusto va dritto, non gli faccio più dare, però. Fino ad allungarlo di mezzo metro prendiamo nella caccia. Devi? Te l'ho detto, cioè tu è tutta nella battuta. Non è che poi se non te la senti perché non ce la fai, allora prova a cambiare qualcosa. Puoi adesso darti un attimo in agitazione con sta cazzo di cosa. Stiamo tranquilli, per favore. Riorganizziamo l'idea e vediamo, dai. Bene così, poco. Cerchiamo di fare il minimo, senza esagerare. Questi colpi così a terra gli danno molto fastidio. Sì, cercare di limitare un pochettino di più gli errori. Esatto, siamo estremamente positivi. Se facciamo, meno errori è ancora meglio. Anche con questi pugni piatti, sti cosi, proprio da non farci dare, perché sennò loro sono bravi. No, basta solo giocare un pochettino con la testa. I had done wrong, you built your tower. But call me home, and I will build a throne and wash my eyes out never again. But love the one you hold, and I'll be your goal to have and to hold, the lover of the light. Quei due colpi, quello di sopramano, ha fatto la caccia, quello di pallone bello, ci ha inchiodato bene davanti. Noi non ci girava mai tanto bene il gioco. Abbiamo giocato meglio, però abbiamo pagato un gioco. Ma a ricaccio o in battuta? In ricaccio. Ok.
perché qualche volta qualche pallone è passato da una parte o dall'altra, il distacco, cioè non vi siete capiti uno con l'altro, c'è andato al volo, cioè tante piccole effettivamente cose che proviamo, anche lì dovete cercare a cambiare qualcosa anche lì. Possono esserci gli ultimi giochi del primo tempo, ma nel totale diciamo una prestazione un po' scadente, soprattutto da parte mia. Alla squadra non posso recriminare niente perché sono mancato principalmente io da entrambe le parti. Sapevamo che non era facile, però sicuramente l'atteggiamento non è proprio stato dei migliori. Ecco. Allora Enrico qua esprime un gioco molto forte che è difficile da contrastare. Settimana ci eravamo preparati ma non siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo pensato. A fare della buona palla a pugno non ce l'abbiamo fatta e quindi il risultato parla chiarissimo. Oggi è stata una grande prestazione di squadra, siamo contenti, ci voleva proprio questa vittoria, ci ha risollevato sul morale dopo un lungo periodo comunque difficile. Siamo riusciti di nuovo a giocare con il nostro gioco, impostare un buon gioco, soprattutto qua in casa. E non siamo ancora al 100%, dobbiamo ancora migliorare tanto, quindi testa bassa e adesso si pensa alla prossima e bisogna cercare di fare il meglio possibile. Dallo sferisterio di Dolcedo a quello di Cuneo, la partita tra l'Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo e l'Araldica Prospino si sarebbe dovuta giocare sabato sera e invece il maltempo ha costretto al rinvio, partita che è andata in scena nel tardo pomeriggio di domenica. In campo le formazioni titolari con l'Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, Federico Raviola, Davide De Valle, Danilo Mattiauda e Manuel Brignone. Araldica Prospigno in campo con Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla e Francesco Rivetti. Arbitri Mauro Ugna e Oreste Magnaldi. Prima dell'incontro è stato premiato il capitano Federico Raviola per le 200 partite con la maglia della Subalcuneo. Subalcuneo che è partita meglio giocando subito con grande determinazione. Raviola gioca meglio di Paolo Vacchetto, spinge di più, ricaccia meglio e la squadra biancorossa è più attenta su ogni pallone, trovandosi addirittura in vantaggio per 7 giochi a 0 prima dell'8-2 al riposo. Diventa quindi una formalità la ripresa, risultato finale 11-3. Vacchetto, una partita che ti ha visto protagonista in negativo rispetto all'ultima qui a Cuneo dove ti eri comportato benissimo ed eri riuscito a strappare un successo. Oggi cos'è che è andato storto? Direi tutto, Fede ha giocato molto più forte, spingeva in battuta, spingeva al salto, spingeva al volo e io non ho fatto nessuna di queste cose, ho aggiunto qualche falluccio qua e là al momento buono e niente, dire prestazione negativa è andata così. C'è da dire sicuramente, anzi no, lo dico ma è più una cosa per dire, non voglio creare polemiche perché è già successo che poi mi si ritorcono contro queste cose,
giocare alle 5 di pomeriggio non aveva tanto senso, però va bene, uguale, non è stata questa la motivazione della sconfitta. Bisognerebbe giocare di sera in questo periodo, però va bene uguale. Non è, come ripeto, non è stata motivo della sconfitta, e completamente gli faccio i complimenti a Fede perché ha giocato fortissimo. Cerco di dimenticarla perché ho giocato male e mi preparo per martedì. Sì, d'altronde martedì c'è un'altra sfida in famiglia, un derby sia come sponsor, poi una partita con tuo fratello che tu senti tantissimo. Sei riuscito a conquistare una vittoria importante contro di lui in semifinale di Coppa Italia e quest'anno andrai a disputare per la prima volta una finale appunto nell'ambito trofeo nazionale. Sì, beh, come ho già detto, siamo contenti per essere andati in finale. In questo momento siamo la testa più sui playoff perché è importante riuscire a rimanere nei primi tre. Ci manca una partita, abbiamo perso la prima, bisogna cercare di tenere il morale alto per andare a cercare di conquistare le altre. Detto ciò, ci andremo a giocare tutte le altre partite sicuramente cercando di fare prestazioni migliori di questa e ricordandoci appunto che siamo in finale di Coppa Italia, cercando di guardare i punti positivi. Sicuramente oggi guardare punti positivi è difficile perché è riuscito poco, però anche dagli errori bisogna imparare. Siamo contenti che abbiamo dato un po' di continuità al gioco di Alba, oggi in casa in una condizione un po' particolare perché abbiamo giocato di giorno. Però la squadra ha fatto una buonissima prestazione, sono molto contento perché veramente hanno giocato bene tutti e tre i miei compagni. Io ho cercato di spingere per quanto possibile e ora siamo belli cauti, tranquilli, perché mercoledì abbiamo una partita durissima, andiamo a Corte Emilia contro un grande avversario e quella sarà una sfida veramente molto impegnativa e quindi cercheremo di fare del nostro meglio anche lì. Paolo Vacchetto, il tuo avversario odierno, che ricordiamo nella regular season ti aveva battuto qualcuno, ha detto che hai giocato una grandissima partita, poi ha aggiunto che non voleva cercare scuse, ma il fatto di dover giocare in pieno pomeriggio l'ha un po', diciamo, messo in difficoltà, si aspettava una partita serale. Sì, probabilmente giocare con quel pomeriggio di luglio non è semplice perché il caldo, il sole, eccetera, quindi le condizioni magari hanno inciso un po', però diciamo che è stata un po' una scelta che ci hanno comunicato tutti all'ultimo e quindi ci siamo trovati anche noi impreparati perché pensavamo di giocare di sera, poi ci sono state un po' di faccende che hanno portato a giocare di pomeriggio, però l'importante era vincere, poi giorno o sera era indifferente per noi. E andiamo così a fare il punto della situazione dopo la seconda giornata di andata dei play-off e dei play-out della Serie A Banca d'Alba Moscone. La Torfit Langherero Canalese approfitta del turno di riposo dell'araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto per agganciarla nuovamente in testa alla classifica. La quadretta di Bruno Campagno espugna lo Sferisterio di Corte Emilia 11-9 battendo la Marchisio Nocciole Egea Corte Emilia di Cristian Gatto. Come abbiamo detto, invece, c'è stato il sorpasso dell'Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo sull'Araldica Prospinio. I campioni d'Italia guidati da Federico Raviola a Cuneo vincono 11-3 con la formazione alessandrina di Paolo Vacchetto e si piazzano al terzo posto. Quindi la classifica: Araldica Castagnole Lanze e Torfit Langherero Canalese al comando con 14 punti, Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 12, Araldica Prospinio 11 e Marchisio Nocciole Egea Corte Emilia 9. Non ci si ferma in Serie A playoff, in quanto si torna in campo martedì 30 e mercoledì 31 luglio. Martedì 30 luglio alle 21 si gioca a Spinio Monferrato, Araldica Prospinio contro Araldica Castagnole Lanze. Mercoledì 31 luglio alle 21 a Corte Emilia, Marchisio Nocciole Egea Corte Emilia contro Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo. Turno di riposo per la Torfit Langherero Canalese di Bruno Campagno. Per quanto riguarda i playout, si accorcia la classifica. Robino Trattori Santo Stefano Belbo e Tealdo Scotta Altalanga, che occupano le prime due posizioni, tornano sconfitte rispettivamente da Dolcedo e Mondovì. La Olio Roy Imperiese di Enrico Parussa vince 11-4 con la quadretta santostefanese di Gilberto Torino, mentre la Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Davide Barroero si impone 11-3 con la formazione dell'Altalanga guidata da Davide Dutto. La classifica vede quindi Robino Trattori Santo Stefano Belbo al comando con 9 punti, Tealdo Scotta Altalanga 8, Olio Roy Imperiese 7, chiude la Alusic Acqua San Bernardo Merlese con 4 punti. E si chiude così anche questa puntata di Undicesimo Gioco. Grazie per averci seguito. Noi torneremo la prossima settimana ancora per parlare della Serie A Banca d'Alba Moscone. Oh,
feeling just.